Giovedì 17 novembre, presso l'auditorium del Liceo Scientifico dei Ruggeri, il sindaco Fabrizio Quarto e i componenti dell'amministrazione comunale hanno incontrato i cittadini e le associazioni del territorio per discutere sulla questione rifiuti a Massafra. Ascoltiamo il sindaco Quarto ai nostri microfoni. Sindaco, il motivo di questo incontro con le associazioni, con i cittadini? Beh, il motivo di questo incontro non è né più né meno che la volontà di continuare il dialogo con i cittadini e con le associazioni. Dialogo che è sempre crescente ed è sempre veramente foriero di buoni propositi per noi amministratori, anche stasera nella questione rifiuti, perché come già avvenuto nella campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata, nella quale abbiamo avuto una partecipazione delle associazioni nell'attività di sensibilizzazione notevolissima, quindi noi dobbiamo ringraziare tutte le associazioni, i comitati che si sono impegnati con noi nel girare la città quartiere per quartiere per invitare ad una migliore raccolta differenziata, soprattutto per quanto concerne l'organico. Così, nella stessa logica, noi vogliamo coinvolgere cittadini e associazioni nell'analisi di quello che sta accadendo a Massafra, in particolare sulla questione relativa alla rideterminazione dei flussi che hanno determinato che nella nostra discarica di Bacino sono arrivati dei rifiuti dall'ABAT, mentre alcuni rifiuti che venivano conferiti dall'area di Manduria non arrivano più. Quindi faremo un'analisi di questa situazione, informerò la cittadinanza che abbiamo preso contatto col commissario ad acta, che è dell'Agenzia Unica Regionale, delle valutazioni del commissario che hanno portato a quella determinazione e degli impegni assunti dal commissario stamattina in mia presenza e in presenza anche di alcuni altri membri dell'amministrazione e alcuni altri membri di associazioni che hanno partecipato all'incontro. Appunto, relazionerò sugli impegni assunti dal commissario Grandagliano, che sono impegni volti a rendere provvisoria questa situazione. Per cui a breve i rifiuti che provengono dal comune di Andria e dal comune di Barletta probabilmente non verranno più conferiti a Massafra, ma verranno conferiti nell'area del sud barese. E questo è un risultato a cui siamo pervenuti con un contatto immediato all'indomani della notizia appresa attraverso le testate giornalistiche di questa ridefinizione dei flussi. Aggiungo e concludo che per la modifica della legge regionale il commissario ad acta è egli stesso a determinare i flussi dei conferimenti dell'indifferenziato. Per cui il nostro rapporto è sorto dopo aver acquisito l'informazione dalle testate giornalistiche. Quanto tempo dunque conferiranno i rifiuti? Su questo siamo in continuo contatto e io ho richiesto al commissario Grandagliano una nota per iscritto e questa nota mi dice l'addetto stampa che è già arrivata, quindi me la sta per portare. Quindi il conferimento sarà provvisorio. Nei prossimi giorni, insieme alle associazioni, continueremo questo dialogo con il commissario avvocato Grandagliano per avere certezza dei tempi. Dico solo questo, per ribattere a chi ritiene che nulla è cambiato. È cambiato che le associazioni che ci chiedono di essere informati su ciò che fa l'amministrazione non solo vengono informate puntualmente, ma vengono addirittura coinvolte in questo percorso. Per cui stamattina in regione non sono andato solo, ma le associazioni che mi hanno chiesto di essere informate sono state invitate da me a venire con me nel Palazzo della Regione a parlare col commissario. Questa è la cifra del nostro dialogo continuo con il mondo delle associazioni, con i cittadini e con insomma, tutti coloro che si interessano del bene della nostra comunità. Sindaco, il progetto invece del sistema di videosorveglianza, quando entrerà, insomma, in atto nel paese? Allora, il progetto di videosorveglianza è già in funzione. È già in funzione, per cui i cosiddetti campioni del lancio della busta devono fare attenzione perché potrebbero essere pizzicati, tra virgolette. Poi noi a breve, credo nel giro di un mesetto, quanto più ci relazioneremo con l'impresa che offre questo servizio, comunicheremo i risultati, mettendo in evidenza questo genere di attività atletica che viene fatta da cittadini non estremamente garbati, che sono una netta minoranza nella nostra città.
e non soltanto quell'attività repressiva è in corso, e sono state attivate delle guardie ecozoofile, e adesso è in via di definizione l'incarico, ma già c'è, che dovrebbero provvedere ad avere un'attività di repressione di questi comportamenti, diciamo, illeciti, e sanzionare anche, diciamo, coloro i quali non provvedono alla raccolta delle deiezioni canine. Quindi c'è un'attività di repressione che peraltro ha coinvolto anche il comando della polizia locale, che si sta affiancando alla sensibilizzazione che stiamo facendo quartiere per quartiere. Quindi abbiamo in campo sia un'attività repressiva che un'attività di sensibilizzazione. Entreranno in funzione le isole ecologiche? Le isole ecologiche, abbiamo completato l'iter, abbiamo individuato le risorse per definire l'allaccio con l'Enel, e entrate in funzione queste isole ecologiche hanno avuto dei problemi di carattere elettrico, nel senso che purtroppo i macchinari elettrici sono sotto terra, sotto quota, e quindi vanno in cortocircuito, mi è stato riferito dai tecnici. Quindi abbiamo già rivolto alla ditta una richiesta di sistemare le isole ecologiche, ma sono già operative. Però, essendo isole ecologiche di piccola dimensione, saranno utilizzate ovviamente esclusivamente dalle famiglie che hanno, diciamo, dei disagi, perché non possono essere utilizzate da tutta la città perché sono piccole, dimensionalmente piccole, ma questo lo si sapeva da principio.